Spectra, è da un po' che sto cercando Rochelle. Per caso l'hai vista da qualche parte? Ah, ma veramente dietro di te? Oh, che sciocca! Non l'avevo proprio vista. Un attimo. Sta parlando con quelle tre nullità. Forse non è il caso che la disturbo. Ma di che cosa potranno mai parlare di così interessante? Rochelle? Ragazze, che cosa ci fate qui? Dovrei ritornare in classe. Aspetta solo un minuto. Per favore, dobbiamo parlarti. Se è per la questione di Catherine, io non so niente. Per favore, è già difficile. Catherine non c'entra, o almeno non del tutto. E dite che dobbiamo parlare. Io? E che cosa ho fatto? Proprio niente, è questo il punto. Non vogliamo che ti succeda qualcosa. Ragazze, mi state spaventando, che cosa intendete dire? Per favore, ascoltaci, Rochelle. Stiamo parlando per il tuo bene. Già, c'è qualcuno che sta tramando alle tue spalle e che ti vuole fare del male, e noi vogliamo impedire tutto ciò. Ma di cosa state parlando? Noi siamo nella scuola più prestigiosa del nostro paese. Perché mai dovrei essere in pericolo? L'hai visto con i tuoi occhi, no? Hai visto che fine ha fatto Catherine? E ancora prima di lei, Venus. E Clio! Per favore. Non parlare di Clio come se la conoscessi. Tutti voi pensavate che lei era cattiva, ma lei era solamente arrogante. Era il suo carattere. Non ha fatto male a nessuno. Beh, in realtà non è proprio così. Tu, insieme a Catherine, Venus e Clio, eravate un gruppo di ragazze popolari, arroganti e avete fatto molte vittime. Già, vittime del vostro bullismo. Ed è proprio di una di queste vittime che vogliamo parlare. Sicuramente ricorderà il suo nome. Si tratta di Apple White. Apple? Apple? Mi ricordo di lei. Io avevo provato ad aiutarla, ma so come sono andate le cose. E so anche che Apple è tornata per vendicarsi. Ma che cosa stai dicendo? Apple è scomparsa. Non è così, Rochelle. Apple è tornata. Ma com'è possibile? Io non l'ho vista mai. È ovvio. Perché la sua nuova identità è... Ma ciao! Guarda chi abbiamo qui, Rochelle, cara, ti stavo cercando. È da un po' che non ci parliamo. Baio, o mi avevi promesso che avremmo passato questo pomeriggio insieme? Io non... Beh, la scelta è tua. O passi il pomeriggio con me o dovrai sopportare per tutto il resto di questa giornata le parole di queste tre nullità. Scusatemi, ragazze, ma Quinn mi cerca. No, fermati, Rochelle. Non sai cosa stai facendo. Già, non fidarti di lei. Ragazze, smettetela di parlare male di Quinn. Per una volta, non giudicate le persone senza conoscerle. Brava Rochelle, mi sei proprio piaciuta. Shell! Accidenti, è caduta nella sua trappola. E poi dicono che sono io quella che inventa storie. Ah! Sapevo che fossi così simpatica, Quinn. Grazie, Rochelle. Ci sono tante altre cose che non sai di me. Mi dovrei preoccupare? Ma certo che sì. Scherzavo, ovviamente. Non ci posso credere, Rochelle è ipnotizzata da lei. Non capisce il pericolo che sta correndo. Già, dobbiamo trovare un modo per farla svegliare. Signorina Cerise? Signorina Abby? La lezione va seguita. Mi scusi, professoressa Long. Questo vale anche per te, signorina Quinn. Non è che vorrai riandare in punizione? No, assolutamente. Quel posto non fa proprio per me. Già, perché è pieno dei cadaveri che nascondi. Ma guarda un po', la lezione è finita. Mi raccomando, svolgete i compiti per domani.
E non fate tardi alle lezioni? Su, Rochelle, andiamo via da qui. Non ho voglia di stare un altro minuto nella stessa stanza con quelle due nullità. Subito. Quasi dimenticavo. La mia borsa. Non voglio che succeda lo stesso incidente dell'altra volta. Smorfiosa. Ragazze, ormai la situazione ci sta sfuggendo fuori di mano. Se continueremo così, prima o poi Quinn si vendicherà anche di Rochelle. Hai ragione, infatti c'era anche lei nel gruppo di Cleo. Sì, ragazze, avete ragione, ma abbiamo bisogno di trovare un modo per rendere pubblica questa notizia. In tutta la scuola. Ora che ci penso, Spectra Wondergeist sarebbe perfetta per questo ruolo. Ma guarda un po', si parla del diavolo. Ho sentito qualcuno chiamare il mio nome. Non pensavo di doverlo mai dire, ma Spectra, abbiamo bisogno di te. Cosa posso fare per voi? Nei limiti del possibile, si intende? Ragazze, è il caso che le mostriamo quel documento. Sì, è l'unico modo che abbiamo per convincerla. Abby? Sì. Ok, Spectra, vieni con noi. Ok? Che cosa devo vedere? Beh, guarda anche con i tuoi occhi, Rebecca. Ma questo è la pagina dedicata ad Apple White, la studente che scomparve un anno fa. Che cosa devo farci? Beh, guarda l'indirizzo di questa pagina. E adesso confrontalo con l'indirizzo della pagina di Quinn. Non ci posso credere, ma... No, no, non è possibile, mi state prendendo in giro. Rebecca è bravissima in informatica. Potrebbe tranquillamente aver falsificato tutto. Stai dicendo che non ci credi? Non credi all'evidenza? Queste non sono prove. Questo è uno stupido imbroglio. E questo che dirai? Il giorno della tua morte? Che cosa hai detto? Quinn proverà ad ucciderti. Ovviamente prima ti userà e poi, quando non le sarai più utile, ti farà fuori come un giocattolo vecchio. Ma tu sei completamente fuori di testa. Quinn è la ragazza più popolare di questa scuola. È grazie a lei che io sto acquisendo sempre più popolarità. Perché mai dovrei tramare alle sue spalle? Perché mai dovrei credere che in realtà è una pazza omicida? E perché mai dovrei credere che in realtà lei è Apple White? Perché è la verità. Ma se non ci credi, ti metterò alla prova. Tu sei una fashion blogger, quindi sei anche la sua consulente di stile ed ogni giorno ti assicuri che il suo stile sia impeccabile, non è vero? Certo. All'interno della sua gonna, nella tasca destra, troverai una chiave. E quella chiave, guarda caso, aprirà la serratura di una misteriosa porta che si trova all'interno dell'aula di detenzione. E dietro quella porta ci sono i cadaveri delle vittime che ha ucciso. Stai scherzando, vero? Certo che non sto scherzando. E puoi rendertene conto. Ti basterà trovare quella chiave. Che cosa vuoi che faccia, in poche parole? Ti sto dicendo che se non mi credi, puoi provare tu stessa a vedere la verità con i tuoi occhi, prendere la chiave dai vestiti di Apple, o Quinn, come diresti tu, e vedere bene che cosa c'è dietro quella porta che si trova nell'aula di detenzione. E nel momento in cui troverai tutti i cadaveri delle vittime che ha ucciso, beh, lì finalmente sarai spaventata e mi crederai. Dovrei fare tutto questo perché? Perché sei in pericolo. Perché tu potresti salvare tutta la scuola, evitando la morte di tante vittime innocenti. Va bene, lo farò, ma solo perché temo per me stessa. E anche perché, se è come dite voi, sarebbe lo scoop più grande della storia. Contate pure su di me. Quindi, Spectra, mi raccomando, cerca di rubarle la chiave il più presto possibile, senza che se ne accorga. Tranquille, sono pur sempre un fantasma. Fare le cose di nascosto è la mia specialità. Vi contatterò appena il piano sarà completo. Certo che Spectra è proprio un personaggio, non ho mai capito da che parte sta. Secondo me non sta dalla parte proprio di nessuno. Ci vediamo domani, Quinn. Va bene? Ciao, care amiche. Ciao. Oh, quanto non le sopporto. Ehi, Quinn. Ehi. Ah, non vedevo l'ora di vederti. Lo sai che sei la mia preferita all'interno del gruppo?
Senza dubbio, lo immaginavo. D'altronde sono o non sono la tua fashion blogger preferita, nonché consulente di stile? Ma certo. Piuttosto, mamma mia, mi deludi. Che cosa è successo alla tua gonna? Che cosa intendi dire? È tutta stropicciata. Ah, devo proprio darti una aggiustatina. Non vorrei certo uscire da qui, in questo modo. Non vorrei certo sembrare una nullità. No, no. Certo, certo. Sistema pure la mia gonna, tranquilla. Fin troppo facile. Va bene così? Mi solo resta fermo un momento mentre te l'aggiusto. Tasca destra. Hai finito? Solo un altro minuto. Voglio assicurarmi che tu sia perfetta. Va bene. Eccola. Devo subito nasconderla. Allora mi sono scocciata di aspettare. Fatto! Sei perfetta! Bene, grazie. Un momento, Spectra. Che cosa hai dietro la schiena? Di che cosa stai parlando? Hai le mani dietro la schiena, forza! Mostrami che cosa stai nascondendo. Ma io non sto proprio nascondendo niente. Fammi vedere le mani. Ecco! Per un momento stavo quasi pensando che mi stavi nascondendo qualcosa. Ma che dico? Tu sei la mia fedele amica, non è così? Certo! Fedele sempre e per sempre! Adesso vado, mi aspetta la lezione di yoga. Sai com'è? Nella vita bisogna sempre mantenere la calma. Dico bene? Certo, dici bene. A presto, cara. Ciao! Non mi fido di quel fantasma. Meno male. Ci è mancato poco. L'ho nascosta sotto il vestito. Per un momento ho pensato che poteva scivolare giù. Meno male che non è accaduto. Devo subito andare ad avvisare Ceris. Ho il presentimento che non mi piacerà quello che scoprirò dietro quella porta. I can see in your eyes, you make me wanna die, I'll never be here.